Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Questo video sarà un video diverso dal solito. Non andrò in giro a cercare i locali più autentici del posto, ma in queste 24 ore mangeremo solo e solamente al 7-Eleven, iniziando il nostro primo pasto alle mezzanotte puntuali con lo spuntino di mezzanotte. Come ben sapete, il 7-Eleven è una catena di convenience store molto importante in Thailandia. Infatti li trovate dappertutto e sono aperti addirittura 24 ore su 24. All'interno, oltre a trovare cibo e bevande, ci potete trovare anche robe per la cura del viso, la parafarmacia, i saponi e tantissime altre cose indispensabili per la vita quotidiana. Ok raga, che abbia inizio la nostra sfida. Buona visione! Sono le 11:51 di sera, adesso aspettiamo le mezzanotte. Dai, dai, che c'ho fame! Cosa fa? Dove sono? Oh! Sono le mezzanotte! Ecco che è cominciato ufficialmente le nostre 24 ore. 24 ore di solamente 7-Eleven. Perciò che abbia inizio la nostra sfida. Adesso ci stiamo recando al 7-Eleven più vicino da qui. Ah! E poi ogni volta che scendo o salgo da questo ascensore mi dà una fastidio alle leghe, come se stessi sull'aereo. Sì, perché abito al 60° piano. Ci abbiamo un 7-Eleven proprio sotto il palazzo. Sì, ma solo stanotte, eh? Poi porto in giro. Ah, che arietta! Oh. Di notte qui a Bangkok sta benissimo, c'è un'arietta bellissima. Per cominciare che abbiamo del succo di pomodoro. Ne do due perché così conviene, cioè costa di meno, va bene la salute. Raga, guardate qui, l'alcol non è possibile acquistare perché in Thailandia per comprare l'alcol ci sono gli orari, dopo le mezzanotte non si può più comprare, perciò per non fare gli ubriaconi abbiamo preso il succo di pomodoro. Prendiamo lo yogurt, poi per dormire night, perché prima di dormire bisogna bere un night. Poi come dolce che abbiamo questi qui. Prendiamo dei ravioli col mais e pollo. Di notte c'è poca seta, c'è poca roba perché si vede che ancora non hanno ricaricato. È un bel pad thai. A posto così raga, mi tengo leggero perché devo dormire. Raga, guardate cosa c'è. C'è il mais bianco. Ma guarda, è un mais bianco. No, boh, che fiamo pure questo raga. Hai visto? La store è ancora piena di gente che viene a comprare da mangiare. I convenience store veramente sono aperti 24 ore su 24, perciò è molto comodo. Torniamo su. L'ascensore. Raga, si mangia, c'è una gran fame e non vedo l'ora. Soprattutto vorrei provare questo qui, mamma mia. Mais bianco, non avete mai visto un mais bianco? Abbiamo speso 255 baht che sono 6,70 euro. Comunque oh, i convenience store sono veramente veramente comodi. Quando dormi ti svegli da un incubo verso le 3 le 4 di mattina, ti viene quella gran fame. Come fai? Beh, 7-Eleven sotto a casa tua, no? Sono aperti 24 ore su 24 e incominciamo a mangiare. Ci beviamo un bel sorso di succo pomodoro, 99% succo pomodoro, low sodium, alto contenuto di vitamina A e C, è ricco di calcio e licopene. Alla salute! Sa di sugo al ragù. È pomodoro un bel po'. Cacchio, il 99% di succo di pomodoro. Guarda quanto è densa. Cioè, questo con un po' di basilico, carne tritata, sopra gli spaghetti ci sta perfettamente.
è densissimo. Ci fate la pasta con questo. Qui in Thailandia lo bevono spesso, tutti i giorni, perché fa bene alla pelle, fa diventare la pelle più bianca. Cominciamo a mangiare. Pad Thai 7-Eleven, no? Pad Thai precotti. Comunque, veramente, ti convenience store, ti riscaldano pure il cibo. Tipo te non c'hai un microonde a casa, te lo riscaldano loro. Praticamente quando chiappi dei piatti precotti, no? Quando sei alla cassa ti chiedono automaticamente se lo vuoi caldo, ti fanno warm e te fai yes! Ma se no dici chai, chai ka e te lo warmano. Buon appetito! Ci sta, non è male come gusto, eh. Se volete il pad thai vero, questo qui non è proprio quello autentico. Sono dei noodles larghi, saltati con le uova. Il gusto è salato, leggermente piccante. Però va bene, se c'è fame ci sta un botto. Qui c'è andato pure delle salse piccanti, chili sauce. Non le mettiamo, dai. Rimaniamo su leggero stanotte. Dobbiamo dormire. Passiamo a sti ravioli con pollo, bacon e mais. Sono più piccoli del solito, sono dei raviolini. Intanto la carne non è moltissima, poi c'è sto contrasto col mais che lo rende dolce. Ora passiamo al dolce, queste cose tonde gialle con un po' di sesamo nero sopra. Sono uno dei miei dolci preferiti qui in Thailandia. Guardate come sono morbidi. All'interno è molto molto cremoso, morbidoso, anche fuori, veramente veramente morbido. Ogni volta è come se fosse la prima volta che lo mangio. Invece li ho già mangiati in passato e mi sono sempre piaciuti. Fuori sono morbidissimi, tipo il mochi. Poi l'interno è cremoso, c'ha quella cremina di tuorlo d'uovo salato, dolce salato, una roba pazzesca. E con sto dolce dobbiamo abbinarci per forza con un bello yogurt. L'odore è Yakult. Vediamo il sapore. Wow, buonissima. È Yakult, una bottiglia più grande. Però mi piace di più dello Yakult, perché quando bevo lo Yakult c'ho quel fastidio in bocca che dà attrito alla bocca, non so. Mentre questo no. Finiamo in bellezza con sto mais bianco, che si è scritto Hokkaido Sweet Corn. La città di Hokkaido è famosa per il latte. Molto famosa per il latte. Cioè, mais fatto col latte. Si mangia crudo. Ah, è mais sotto nel porto. Emana quell'odore di mais fortissimo quando appena apri il sacchetto. È una pannocchia vera. Cioè, ci stanno pure le fibre. È mais veramente, raga. Vado, Wow! Raga, è stupendo! No, vabbè! È il mais più buono che abbia mai mangiato in vita mia. È dolce, molto molto succulento. Un mais succosissimo che sa di latte. Non so come l'abbiano fatto. Forse ci hanno immerso sto mais all'interno del latte. Perché veramente il succo è bianco. Guardate, è bianco il succo. Ah, mi sono schizzato tutto. Scusa, camera. È come se avessi spremuto un brufolo. Non ho mai mangiato un mais così di gusto. Sono pieno. Adesso riprendiamo un attimo e andiamo a dormire. Oh, prima di dormire ci beviamo un bel night night. Penso che aiuti a dormire meglio. Non so che effetti dà. Non so niente. Oh, ci vediamo domani e continuiamo la nostra sfida 24 ore 7-Eleven. Che roba è? Non so di niente. So di arco. No. Non ci sono 7-Eleven. Non ci sono 7-Eleven. No, no, no. Non posso. Solo 7-Eleven. Non so. Oh! È da giorno? È mattina! Buongiorno Rama 10, il re della Thailandia. Cosa mangiamo per colazione? Andiamo, andiamo. Ecco, ci siamo usciti da casa, non volevo entrare nello stesso 7-Eleven perché la sfida di oggi è di non andare sempre nello stesso 7-Eleven. Ah, proprio qui c'è un 7-Eleven, perciò facciamo la colazione qui. Spero che ci abbiano i posti. Ah, ci hanno i posti veramente. Qui ci sono tutti i tipi di sandwich, indipendentemente dal gusto, dalle cose che ci mettono all'interno. Sono tutti buonissimi, veramente. Sia dolce che salato. Allora, vediamo. Carbonara Danish sandwich. La carbonara danese. E ci sono pure gli hamburger di riso. Questo mi ispira.
pork cheeseburger with bolognese sauce. Raga, c'è per l'uovo sodo, guardate. Sono tutte uova pronti da mangiare. C'hanno pure la salsina e delle alghe da abbinarci. Quello questo? Sì, sono pronti da mangiare. Spira questo. Oh, è rimasto pochissimo, Si svegliano così presto tutti qui in Thailandia. Aspettiamo questo qui, l'ultimo rimasto. È tipico del chef che mangiano per colazione in Thailandia. Nelle mie giornate in Thailandia non può mai mancare la M150, che è una Red Bull, è tipo una Red Bull thailandese. E ora ci facciamo fare un bel cappuccino direttamente al servizio. Oh, non ci faccio sentire. Yes. Adesso aspettiamo che finisca di riscaldare il nostro cibo. Ah, con calma. Oh raga, questa è la nostra colazione e fortunatamente in questo 7-Eleven c'hanno pure il banco, c'hanno le sedie, potete mangiare tranquillamente qui sul posto. Abbiamo pagato in totale 132 baht, che sono circa 3,50 euro. Oh, 3,50 euro per una colazione. In Italia pago solamente 3 euro. Incominciamo dal dolce. Buon appetito! Il pane è un normalissimo pane, morbidissimo, un pan carré, e sopra c'è una salsa di pandano, è dolce e sa moltissimo di pandano. Abbinato che sta a perfezione questo cappuccino. Fanno dei cappuccini buoni, Poi abbiamo preso un sandwich alla carbonara danese. Che roba è carbonara danese? No, comunque è strabuono. Sono dei sandwich veramente strani, molto molto particolari. Le sandwich croissant. Raga, stupendo. Lo strato fuori è tipo una sfoglia, è leggermente croccante. All'interno c'è il prosciutto cotto ed è stra cremosissimo, molto gustoso, raga, è buonissimo. Ora mangiamo l'hamburger con carne di maiale e formaggio con la salsa bolognese. Cos'è la salsa bolognese? È il ragù? È un semplicissimo panino hamburger fatto in casa. All'interno c'è questa salsa che è una salsa a pomodoro dolce, è abbastanza gustoso. Ora mangiamo l'uovo sodo, speriamo che sia l'uovo sodo. Un giorno bisogna mangiare un uovo. Wow, è stato bollito alla perfezione! Il gusto si stacca subito. All'interno è crudo. Salsa di soia, fuori è bello compatto, all'interno è morbidissimo, cremosissimo e crudo. Guardate quanto è torloso. Facciamo il bidone, facciamo un po' di pulizia. Concludiamo in bellezza la colazione con un bel M150 che mi dà energia tutta la giornata. Questa è una Red Bull thailandese, il gusto è sciroppo, non è frizzante come la Red Bull che trovate in Italia e mi sa il doppio più forte. Andiamo a fare i nostri giri e poi ci vediamo nel prossimo 7-Eleven. Raga, c'ho l'acquolina in bocca, è pieno di street food. Però non posso mangiare, sapete perché? Perché oggi dobbiamo mangiare solo e solamente al 7-Eleven. Oh, sto contenuto che stiamo facendo ora è fighissimo. Non c'ho tanti pensieri, sto andando in giro per le strade di Bangkok alla random, raga. Cioè, non è che abbiamo determinato già dei posti, no. Se mi viene fame, mi viene sete, entro in 7-Eleven a caso. Dopo la colazione, adesso sono passati già 2 orette, mi è venuto un pochino di fame, abbiamo già smaltito tutto, perché come sapete a me piace un po' camminare, non prendo molto spesso i mezzi, faccio anche 4 km a piedi qui a Bangkok, basta che non mi fate entrare nelle viuzze strette con i cani randagi affamati e va bene. Un'altra cosa figa qui che, ok, vedete che c'è il sole, no? C'è un sole che spacca le pietre, mi sto sciogliendo tutto, però esistono i 7-Eleven, ogni 100 metri trovate il 7-Eleven, poi a volte trovate anche dei centri commerciali che hanno il condizionatore a palla. Un altro aspetto che ho notato è che non ci stanno i bagni pubblici, cioè non è come in Cina che ogni 200 metri trovate un bagno pubblico, qui non ci stanno i bagni pubblici, ci sono i centri commerciali o se no questi palazzi, vedete, sono sti palazzi dove si stanno gli uffici. Entrate tranquillamente, andate in bagno e poi sono sempre puliti,
Mi sono accorto che i bagni qui in Thailandia sono profumati e puliti. Qui dal nulla c'è il parrucchiere, fanno i capelli a 300 baht, che è tipo 8-9 euro. Non abbastanza, devo trovare assolutamente un 7-Eleven, ma un pochino più grande, non voglio quei 7-Eleven piccolini. Ne ho passati 5-6, ma erano troppo piccoli. Ecco, abbiamo trovato uno mega gigante. È grandissimo. Cioè, da fuori sembra grandissimo. Speriamo che dentro. No, beh, raga, è mega gigante, sono ancora al secondo piano. C'è una vastissima scelta di cibi, raga, che veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Guardiamo i più, quelli che vanno più all'occhio, tipo questo qui. Sausage with ravioli and carbonara sauce. C'è pure la torre di Pisa disegnata. White sauce spaghetti. C'è pure una fetta di pizza. Abbiamo sto surimi. Guarda che carino. Bello colorato, dai, che va pure questo. No, raga, abbiamo pure i rami istantanei di J5. Lei è una stella Michelin, eh. Direttamente da lei non riesco a permettermelo. Perciò mangiamo questo qui. E c'è qualcosa, no? Qui ci stanno gli onigiri. Dai, che va questo qui. Con la carne di maiale in stile taiwanese. Ah, c'è una scritta grandissima in cinese, perciò è molto facile da riconoscere. Se vedete questi qui, questi onigiri, qui il cinese non c'è, ma c'è l'inglese. E sapete dov'è l'inglese? È qui! È minuscolo! Spero che bastino, se no compriamo altro. Ah, ok! E nemmeno stavolta riesco a mangiare J-Fi. Nemmeno sotto forma di rame istantaneo. C'hanno le macchinette per preparare il rame istantaneo, però solamente della Samyang. Cioè, questa marca qui. Però non c'è nulla che mi ispira. Stavolta passo. Aspettiamo che riscaldino il tutto, perché è tutto a microonde. Guarda che figata, cioè qui i posti sopra. È pieno di posti. Siamo pure il bagno. Tutto occupato a st'ora, eh. Ora di pranzo. E qua è tutto occupato. Qui ci stanno tutte le bevande, tutti i tipi di caffè, il tè, gli smoothie. Wow, c'è un bel po' di roba. Vogliamo qualcosa di rinfrescante? Abbiamo un bel lemon cano. Can I have a lemon cano? Yes, lemon cano. Allora, troviamo tanti tipi di piatti tipici thailandesi. È tutto riso. Voglio provare un piatto fatto da loro. Can I have this one? Yes. No, beh, raga, non lo possiamo al momento. Qui in pratica i commessi che lavorano all'interno del 7-Eleven in Thailandia fanno sia i commessi che i cuochi, che i baristi, fanno di tutto. È pronto il nostro pasto. Raga, è stupendo. Kakun ka. È un bellissimo riso. Hanno fatto col cuore. Ecco, è arrivato l'ora del pranzo. Abbiamo speso in totale 342 baht, che sono 9 euro. È la prima volta che mangio un piatto preparato, cucinato direttamente al 7-Eleven, cioè da loro, dai commessi. Intanto beviamo un bel sorso di lemon cano. Che roba strana è! È una limonata frizzante col caffè. È stranamente buona, cioè è rinfrescante, un po' amaro del caffè. Poi dopo un po' ti arriva quel retrogusto dolce. Iniziamo da questi qui. Sono dei ravioli alla carbonara con del mini wuster. È una porzione minuscola. Sono 3 raviolini e 7 mini wuster. Buon appetito. Sono wuster normalissimi, morbidissimi. Proviamo i ravioli. All'interno dei ravioli mi sa che c'è la carne di maiale, ma c'è pochissima carne. Alla fine si mangia solo la pasta. Un pasto leggero, minuscolo, e la cremina è tipo formaggino sciolto. Ormai chiamano tutto carbonara. Ora apriamo questi qui, gli spaghetti con la salsa bianca. Versiamo tutto sopra gli spaghetti e mischiamo. Vedete, è strano che non l'abbiano chiamata carbonara, perché è molto molto simile al piatto di prima. Guardate quanto è cremoso, wow. Sono pure i pezzetti di prosciutto cotto. Momento dell'assaggio. Male, la crema è molto più buona di quella di prima, molto saporita, sa più di formaggio questo, wow. Questo se lo chiamavano carbonara ci poteva anche stare, quello di prima no. Questi spaghetti, oh, ci stanno, eh. Sono molto gustosi, molto cremosi. Ora passiamo al piatto che hanno cucinato loro, ovvero riso saltato con pollo piccante. Il pollo è marinato, è piccante, un po' dolce, morbidissimo, ci sta. Cioè, la carne è buonissima, eh?
Anche il riso è stupendo, cioè sto petto così riempie e costa solamente 1,50 euro. Non me l'aspettavo proprio. Questo non è riso semplice, è riso glutinoso, già condito, piccante, strabuono raga, ci sono dei chef qui. Ora passiamo al surimi. Qui abbinato c'è pure una bella salsa. Questa è la salsa seafood sauce e la salsa ai frutti di mare thailandese. Sono grandissimi, guardate. Molto carnoso, la consistenza è tipo un gamberone. Poi con questa salsa ci sta alla perfezione, veramente. È aspro piccante, sente un bel po' il lime. Questi qui li trovate anche in versione con salsa di soia e wasabi. Sono buoni entrambi. Quello è come mangiare il sushi. Questo invece è uno stile più thailandese. Passiamo agli onigiri. No, questi sono questi. Ah, sono dei maki. Sono dei maki, belli giganti. C'è il riso che è scuro. Proviamolo. È buonissimo. Entra, c'è un botto di roba. È molto salsoso, molto cremoso. Rimane dolce. Sente molto anche la carne, che è stata marinata sicuramente. Sono i fagioli, la soia, sono le uova. Un mucchio di roba. Abbiamo preso una bella pizza precotta. Ta-da! La scatola assomiglia a un sedile di una bicicletta o alla faccia di salsiccia. La pizza è un pochino spessa, come potete vedere, e poi sopra è condito con carne e un po' di salse. Vediamo com'è il gusto. Non è male. È sul dolce, è un incrocio tra pizza americana e pizza surgelata. Non pensavo, pensavo fosse più una roba fake, tipo pane che assomiglia alla pizza. No, invece è una pizza. Non 100% pizza, ma è pizza. Poi sbirciando la copertina mi sono accorto che è una pizza di Alfredo. E per concludere un bel dolce. Sopra è molto molto gelatinoso e sotto è tipo un cheesecake. È veramente un misto tra cheesecake e gelatina di frutta. È un contrasto di tutto. Scivoloso, gelatinoso, biscottoso. Sotto è biscotto tritato. Poi c'è la crema in mezzo che è dolce e un pochino salata. E in più c'è quel profumino che sa di sapone, boh, non so. Se vi piacciono le gelatine di frutta, questo è per voi, dai. Perché mi sa che il profumino di sapone deriva proprio dalla gelatina. Ah giusto, oltre alle bevande e al cibo, all'interno di 7-Eleven potete trovare anche tantissime altre cose utili per la vita quotidiana. Potete vedere qui c'è anche la skin care, vedete? Ci sono le maschere, le creme di ogni tipo, cosmetica, c'è il labello, le tinte per i capelli, le cuffie, i fili per il cellulare, il cibo per gatti e per cani, tutti i tipi di detersivi con vari profumi. Qui troviamo una piccola parte della parafarmacia. Guardate, ci sono i cerotti al balsamo di tigre che alleviano il dolore. Poi qui abbiamo il resto della parafarmacia, infatti mi sembrava strano che ci fosse solo quella piccola parte. Tipo possiamo trovare questo qui che sono tipo delle caramelline gommose pieno di fibre, così ti aiuta meglio a fare la cacca e lo prendiamo. Oppure qui troviamo delle cose che ti aiutano a dormire meglio la notte, a base di camomilla, collagen che fa bene alla pelle, dai ne chiappiamo uno. E se chiappate la febbre in Thailandia potete venire tranquillamente al 7-Eleven, perché qui sono Sara e Tylenol, che sono paracetamol, ibuprofene, che sono tipo delle aspirine e ti curano la febbre. E se chiappate la febbre ci avrete anche la tosse, no? Perciò vi consiglio questi due che servono per curare la tosse. Poi se avete lo stomaco bello gonfio, mangiate una compressa di questo, che sono tipo delle caramelline all'arancia. E se siete in Thailandia sicuramente vi verrà la diarrea, no? Allora vi consiglio qualcosa per curare la diarrea, il My Carbon, che sono delle compresse a base di carbone, infatti cagherete nero, perciò non vi spaventate se dopo aver mangiato questo ci avrete il cesso nero, o se no c'è questo qui, e questo è contro la diarrea. Poi dopo aver fatto la cacchina, no, avete perso tutte le energie, scappate una bustina di questo che li sciogliete all'interno dell'acqua, così vi ricaricherete di elettrolite. Poi chiappiamo questo qui, un inalatore, tipo il mentolo, ti riattiva in giornate di caldo come questa. Poi questo caso chiappiamo questo qui. Qui lo appiccico sulla fronte. Questa qui serve anche per curare la febbre, tipo lo mettete qui e ti rinfresca. Dai, prendiamone uno. Ah, poi di fronte qui troviamo anche tipo delle salviette, gli assorbenti, c'è lo shampoo,
c'è il bagno schiuma, i deodoranti, cose per la pulizia del viso. E se vi ustionate la pelle sotto il sole cuocente della Thailandia, potete comprare questo qui, che è a base di aloe vera, 99,5% di aloe vera, che cura le scottature. Basta che lo sfumate sulla scottatura, dopo 10 minuti lo pulite e lo lavate. Però al momento mi sa che mi serve solo questo qui. Proviamo pure i rasoi, le lamette, proviamo tutto, veramente. Non c'è neanche bisogno di andare in un supermercato perché i costi sono più o meno gli stessi. Tanto questo caso che abbiamo questo qui e la fissichiamo sulla fronte. Guardate come è fatto. Oh, raga, è stupendo. Sembra che c'è il ghiaccio in testa. È molto freddo. Poi ci facciamo una bella maschera al naso. Tocca staccarla dalla plastica, metterlo sopra il naso. Sì. Cazzo, mi sono fatto la doccia. Inalatore. E siamo al completo. Andiamo nel prossimo 7-Eleven a prendere da bere, oh. Adesso ci fermiamo un attimo, mi tolgo sta mascherina del naso che sta perdendo colore. C'entra niente, perché l'ho fatto? Vediamo quante schifezze riesce a togliermi. Non è che ho sbagliato verso. Ok, abbiamo fatto altri 200 metri e abbiamo trovato un altro 7-Eleven. Però per prima cosa dobbiamo mettere la spesa di prima nella borsa. Se no pensano che ho rubato tutto da qui. Abbiamo una bella siga acquistante. Andiamo. Poi dopo vi porto a fare l'aperitivo sempre al 7-Eleven, però dopo le 5, perché adesso non è possibile comprare nessun alcol. È l'acqua frizzante più frizzante che abbia mai bevuto in vita mia. Veramente, è una roba micidiale. È quel frizzante che ti fa anche un pochino male alla gola. E questo ci ho fatto pure un esperimento, eh. Una sera l'ho aperta, l'ho bevuta e l'ho lasciata a metà. Era aperta così, senza tappo, senza niente. Poi sono andato a dormire e la mattina seguente ho provato a berla e c'era ancora il gas. Ma che roba ci hanno messo all'interno? Boh, raga, sono le 5 di pomeriggio, perciò vuol dire aperitivo time. E mo vi farò vedere come fare un cocktail all'interno di un 7-Eleven. Allora, cominciamo dagli snack. Questo non mi ispira, guardate il fuoco che c'è. Poi sono a righe, no? Rustiche. Ci sta. Sweet and spicy. Bento. Questo qui. Classic flavor. Dai, prendiamo questo qui al wasabi. Dei mini booster delle alette di pollo, sono. Adesso andiamo a comporre il nostro cocktail. Intanto prendiamo un bicchiere per il ghiaccio, dopo lo riempiremo. Poi dai, lo facciamo bello. Diamo un po' di jelly rosse. Come base che abbiamo un soggio allo yogurt. Ah sì, per rendere il tutto un po' più sprizzoso abbiamo una roba rossa, dai. Non so neanche io cos'è, però. Oh. E lo spritz deve essere frizzante. Andiamo lemon soda. Raga, tutta sta roba, il nostro aperitivo, e abbiamo pagato solamente 302 baht, che sono quasi 8 euro. Venite con me, facciamo il nostro cocktail. Per prima cosa ci mettiamo le jelly all'interno del bicchiere. Poi con la cannuccia lo rompiamo un po'. Aspettate. Poi ci mettiamo il ghiaccio. L'abbiamo pagato, l'avete visto anche voi. Ok. Poi ci mettiamo il lemon soda. Devo mettere il soja al gusto yogurt. Chissà cosa verrà. E per dare una sprizzolita al tutto mettiamo, no, beh, una bevanda alle bacche di Koji. Perciò oggi beviamo un alcolico a salutare. Wow, guarda che colore che c'ha. No, vabbè, stupendo. Ecco il nostro cocktail. Con meno di 8 euro abbiamo fatto un aperitivo con tanto di snack. Incominciamo dalle ribs di pollo. Raga, buonissimo. Tipo la lette del McDonald's. Stra buona, consigliatissima. Guardate, il pacchetto è così. Sono piccoli ma sono gustosissimi. Rimane un pochino dolce, tipo il pollo di Orleans. Poi abbiamo preso dei mini wurstel.
sono dei semplicissimi wurstel ma più gustosi e sono sul dolce e un po' piccante. Raga, una roba stupenda, un beverone di cocktail. Mangiamo le alghe del piccolo boss. Guardate quanto è sottile, è trasparente quasi, guardate. Si appiccica al palato, no, comunque è buono, eh. Sembra di mangiare la pelle di pollo perché la consistenza è molto simile e anche il gusto è molto molto simile alla pelle di pollo arrosto. Poi continuiamo con questi pisellini fritti al butto wasabi. È croccantissimo e sa un bel po' di wasabi. A volte lo mangi tranquillamente, poi a volte te ne capita uno e ti dà quel piccante del wasabi che ti arriva fino alla testa, fino al naso. Poi passiamo al bento, che è uno snack a base di calamari essiccati. E questo è al gusto sweet and spicy, dolce e piccante. È pizzicatissimo il po', guardate. C'è un odore proprio di pesce ed è difficile da masticare. La prima volta che mordi pensi che stai masticando sta plastichina qui. Poi pian piano mordi, mordi, ti viene sempre più gusto. Poi dopo una tira l'altra. Infine proviamo queste patatine qui al hot chili. Guardate, un pacchetto di patatine, sembrava grande, eh? All'interno sono due caccoline messe in croce. Le patatine sono fatte così, guardate il colore, bellissimo. Stupefacenti. A me piacciono un bel po' le patatine, queste rigate così. Entrano di più le spezie e c'è più gusto. Sono strapiccanti. Wow, spù di fuoco, eh? Sul serio. Sono diventate le mie patatine preferite thailandesi. Buona, raga, che sono? Ok, sono le 6:30, tra un'oretta vi porto a fare la cena. Ok, è arrivato sera, è arrivato il momento della cena. Uno di questo, spaghetti di soia, un bel satay, chicken satay. Poi come dolce prendiamo questo qui. No, vabbè, sono pure questo. Tipo i tramezzini con la panna all'interno. No, lo voglio, lo voglio. Qui c'è il reparto cibi pronti, perciò basta scaldare, sono pronti. È pieno di roba adesso, stora, eh. Intanto che abbiamo un bello onigiri al salmone. C'è scritto che è piccante, guardate il peperoncino. Guardate questo quanto è buono. Sembra squisito, macaroni with truffle, mushroom, cream sauce. E con caprao, dai. Caprao con il pollo. Prendiamo anche una bella tubetta. Pork pan and curry, dai, ci vuole di curry. Ci stanno i wonton, prendiamo dai, wonton ai gamberi. Poi da bere, per prima cosa dobbiamo prendere il ghiaccio. Tutto, eh. Un po' di ghiaccio. Poi prendiamo un bicchierino da qui. Allora, qui c'è il caffè espresso, c'è il cioccolato, c'è il milk tea thailandese e il tè con lime e zalaka salaka, come si chiama? Dai, prendiamo un milk tea thailandese che è più local. E questo lo riempiamo tutto fino alla fine perché è troppo. Strabuono. Ed ecco qua la nostra cena tutta riscaldata, abbiamo pagato 290 baht che sono 7,60 euro. Servizio impeccabile, ci hanno riscaldato tutto tranne i noodles istantanei che adesso andremo a riscaldare noi. Ci mettiamo tutti i condimenti, guardate ci sono 3 condimenti. Che profumino. Oh, aspettatemi un attimo che vado giù, che ha un po' di acqua calda. Poi se appoggiate qualcosa sopra. Aspettiamo per 5 minuti. Per prima cosa ci prepariamo la nostra bevanda. Si può bere anche tranquillamente così, ma è troppo troppo dolce e molto denso. Perciò abbiamo preso tutto sto ghiaccio. Per attutire la densità e il dolce di questo milk tea. Guardate che roba. Cominciamo a mangiare, oh. Allora, abbiamo preso sto caprao col pollo, cioè riso in bianco con pezzettini di pollo tritato. Saltato con il basilico sacro. Che fame. Emana un profumino veramente pazzesco. Buon appetito. È buonissimo. Salato e piccante al punto giusto. Si sente un bel po' il basilico sacro. Wow, veramente buonissimo, eh. Cioè il gusto è molto molto autentico. Poi abbiamo preso sta zuppetta leggera con wonton di gamberi. All'interno di ogni wonton ci troviamo anche un gambero intero, guardate.
Il brodo molto leggero, un pizzico di salato. Wow, è stupendo. È come quelli che trovate nei locali, no? Ma veramente, è buonissimo. C'è anche un pizzico di piccante, ma quel piccante del pepe, molto molto piacevole. Poi per dare un gusto in più al riso, abbiamo preso pure questo maiale al Panang Curry. Guardate quanto è curryoso, veramente. Emana quell'odore di curry profumatissimo. Wow, è cremosissimo, dolce e un po' piccante. No, beh, questo qui abbinato al riso è una roba stupenda. Spettacolare. Oh. Siamo al 7-Eleven, ma è come se mangiassi all'interno dei locali, perché il gusto è veramente autentico. Poi c'è sta carne che è molto molto tenera. Ora mangiamo il satay di pollo by 7-Eleven. La salsa era qui, Non so come abbia fatto, ma è arrivato proprio direttamente sopra ai satay, perciò a posto, è stato condito da solo. Non mi piacciono il sapore, i condimenti, la salsa e quella lì, solamente che la carne sembra carne sintetica, sembra fatto col tofu. Sono pronti i nostri mamà, i nostri noodles istantanei. Mischiamo il tutto, guarda che bello. Ma non sono spaghetti di soia, sono spaghetti di riso. Sono dei noodles di riso col brodo al gusto vulcano di costolette di maiale. Quello agro piccante, che sarebbe la stessa zuppa che abbiamo mangiato l'altra volta al Jot Fairs. L'odore è uguale. Anche il sapore ci ridà, ma è più leggero. È una versione più soft e i noodles assorbono tutto il gusto. Mancano i pezzetti di carne però. Poi se volete aggiungerci qualcosa voi potete scendere direttamente al 7-Eleven, acchiappate tipo dei booster, della carne, fate riscaldare e lo versate qui sopra e diventa un piatto favoloso da stella Michelin. È arrivato il momento dell'onigiri col salmone con la salsa piccante. Qui sono pure le istruzioni per come aprire il pacchetto. Allora c'è step numero 1, fare così. Step numero 2, gli stacchi. Sì, una roba del genere. Ecco il nostro onigiri col salmone in salsa piccante. È leggermente piccante, questa salsina molto cremosa e il salmone cotto. E fuori l'alga è molto croccante. Questi non devono mai mancare. Ogni volta che entro al 7-Eleven devo sempre prendere. Oh, passiamo ai dolci. Iniziamo da questo qui, che è un tipo un tramezzino con la panna all'interno. Guardate quanto è pannosa la panna. È fosforescente. Cosa serve sta plastichina qui? Ah, sono dei geni. Ho tirato un po', si è ribaltato, adesso è pronto per mangiare. È stramorbidissimo. Pan di Spagna, raga. Non gli voglio far male perché è veramente morbido. Vado, scusami. Questo merita un bel po'. Da fuori sembrava una cosa molto secca con un po' di panna all'interno. Invece è morbidissimo, si scioglie in bocca da quanto è morbido. Questo qui che abbiamo preso noi, questa fetta di pan di Spagna, è al gusto pandano. E all'interno c'è la panna. Cioè, la panna molto molto leggera. Sentite questa atmosfera proprio da 7-Eleven un bel po'. Dindo. Questo suono arriva quando esce o entra qualcuno. Infine chiudiamo il pasto con questo dolce al cocco. Tipo una gelatina, guardate. È buonissimo. Questa cremina bianca è una crema fatta con il latte di cocco, un po' dolce e un pochino salato. All'interno è pieno di mais, taro e castagna d'acqua cinese. È un contrasto squisito. Senti il croccante del mais e della castagna d'acqua cinese e la farinosità del taro. Buon raga, è arrivato il termine pure di questa puntata qui. Grazie di essere arrivati fin qui. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! Strapieno.